ieri per la prima linea un omaggio a Benedetta Barzini. Come mai? Una bellezza senza tempo, un mito. Ma Benedetta avrebbe potuto sfidare anche questa collezione tranquillamente, senza nessun problema, perché come hai appena detto è una bellezza senza tempo, è una bellezza che non conosce i segni del tempo e che ha, che racchiude in sé una forza e un carattere di una donna straordinaria, di una donna che ha attraversato gli ultimi decenni nella moda e nell'arte facendo da collante tra questi due elementi. Oggi invece racconto di una mia passione, che è quella del cinema. In realtà parto da Twin Peaks. Twin Peaks, che è stato per me uno di quei momenti straordinari dove il cinema entrava in televisione. C'erano due personaggi come Laura Palmer e la signora Ceppo che erano i miei preferiti, e qui sono partito da una foto che ho ritrovato, da un frame veramente, dove Laura Palmer aveva un kilt. E allora da quel kilt scozzese ho costruito tutta la collezione, con la signora Barzini che magicamente appare. Eccola, visto che scoop che ti fa, tu chiedi e io la materializzo. C'è per le trecce una curiosità? C'è perché c'è un'artista che io adoro, si chiama Amy Cutler, che è un'illustratrice e lavora con queste piccole fanciulle che hanno tutte delle trecce molto lunghe, che in realtà però sono elementi che si innestano in altre cose, tipo, non so, c'è una delle sue più belle illustrazioni, sono queste fanciulle che trascinano una casa nella neve, però trascinata dalle trecce. Come avete visto, insomma, io ho rubato spudoratamente una sua illustrazione traducendola miseramente in questa uscita finale.